Cordiale saluto ai nostri telespettatori da Adolfo Leoni, camminando la terra di Marca, torna e torna con un personaggio che abbiamo incontrato anche altre volte, però che ci sollecita l'interesse, ci solletica l'interesse, è Julian Corradini. Un saluto, Ciao, Julian, come stai stai? bene? No, te lo dico Molto io perché faccio io le domande. Come stai? bene. Io bene, molto bene, grazie. Allora, Sono Julian estivo. è cantante, cantautore e poi anche chitarrista. Adesso che stai facendo a sto momento? Queste cose, Periodo sì. E si suona, d'estate è il periodo in cui uno ha maggiore, dei, vero? sì, sono dei festival, concerti, concertini. D'estate si lavora un po' di più all'aperto, quindi c'è più gente, c'è Senti, più. stai da solo, in singolo oppure con gruppi? Guarda, per quanto riguarda il progetto mio Julico, sono da solo o con una band. Unico? Julico, sì, Julian Corradini o Julian Company, dipende dal punto di vista. Sì, quello è un progetto mio da solo. Poi ci sono altri progetti in cui sono con altre persone, hanno un nome da band, diciamo. Ovviamente tu sei svedese, no? Sì. Ma lo sai che una delle prime idee di. Io sono nato in Argentina e abito a Fermo ormai da più di 20 anni. Una delle idee dei miei genitori quando siamo venuti qua in Europa era di andare in Svezia. Visto allora? Sì, Non perché volendo la c'era una corrente bazzichiamo. migratoria. Sicuramente. Senti, la passione per la chitarra nasce? Nasce da casa, perché mio padre è chitarrista e trovavo le chitarre Un in po' sparse giro. Mi dappertutto, raccontano no? che quando andavo ai concerti di mio padre dormivo nella custodia. Ah, Ci deve essere quindi anche qualche. eri piccolo piccolo, Piccolissimo, sì. insomma. E infatti io suono come un destro anche se sono mancino, perché mio padre era chitarra da destro. Poi alla fine è anche un po' una convenzione, no, questa cosa. Però sì, nasce da casa. Senti, ma suoni anche con tuo padre? A volte, quando capi, quando posso, speriamo di fare qualcosa, prossimamente. Lui adesso è in Argentina, fa avanti e dietro e lavora in entrambi i posti. Sì, ci hanno chiesto di fare qualcosa proprio l'altro giorno, ci hanno chiesto l'anno prossimo di fare un bel concerto anche con mio fratello Pablo Corradini. Ah, anche lui. Sì, fare una cosa di Corradini Trio. Eh sì, certo, il trio Corradini. Senti, c'è concorrenza tra di voi, Bonaria No, ovviamente. no, no. Anzi, con mio fratello suoniamo insieme in un gruppo che abbiamo creato un po' per gioco che si chiama La Terapia Latina, con cui però suoniamo in sacco di posti, un gioco che è diventato abbastanza serio. È un gruppo di festa, La La Terapia terapia Latina. latina Si è nato in perché ospedale, io mi ero stato sottoposto a un intervento. Facciamo un gruppo che faccia divertire, che bello. facciamo una cosa diversa da quelle che si sentono, no? E facciamo una cosa di musica sudamericana, che poi alla fine. Ho scoperto che è una delle cose che viene meglio alle mie corde. Però, Sai, l'origine non si taglia per no, no, foglie. però ci metti un po' a capirlo, capito? Quindi, quando ho scoperto che funzionava, lì è venuto fuori tutto, come una diga che si rompe. Quindi la terapia latina è perché in ospedale io chiedevo, ma come si chiama questo gruppo? Come si può chiamare? Era Buena Onda o Palo Santo, no? Cominciò a dire tutti i nomi sudamericani e poi intanto veniva l'infermiera e faceva: ecco la terapia di oggi, ecco la terapia. Ecco qua, dice meglio La di questo, terapia, eh? è perfetta per curare la tristezza. Poi latina perché sennò sembrava un gruppo Dai, i punk. sudamericani insomma sono ricchi di questo, no? Per Di forza, vivacità. sì. Senti, e altre musiche che fai invece? Guarda, ho un progetto, come ti dicevo, cantautorale in cui unisco queste due cose, sia l'anima sudamericana ritmata, no? Che cerca di far festa. Anche se non c'è tanto da festeggiare, è una cosa più intima che magari affronto magari più con un altro progetto che con i Turkish Cafe, facciamo un po' più in acustico, no? Più anche minimaliste, chiamiamole così. Unendo queste due cose, sono le due anime, diciamo, mie. Ci ho fatto pace. Pensavo una, poi l'altra, e alla fine ho capito che sono tutte e due. Senti, vi chiamano nelle piazze, nei locali. Sì, Dove sì. Beh, per fortuna ho trovato questa chiave, no? Che una è per fare le feste, un'altra è per fare i festival o i concerti o comunque i teatri. Sia con il progetto Julico che con i Turkish facciamo questo tipo di cose, perché poi da cantautori o comunque persona che presenta musica e parole proprie ha un certo volo, diciamo, diverso, no? Quando dici qualcosa di tuo, piuttosto che quando fai canzoni di altri. Certo. Senti, quindi vedi le chitarre di tuo padre e inizi a suonare la chitarra. Poi le parole come sono venute? La scrittura. questo è, questo è, non lo so.
Questo veramente non lo so. Io sono un Perlomeno curioso. quando? Che facevi? No, io ho avuto la fortuna di avere dei buonissimi maestri. Da quando sono arrivato, sono arrivato qui, non sapevo neanche scrivere ciao, no? Però ho Ah, messi avuto, proprio come insegnanti, sì, diciamo, come maestri non... insegnanti, maestri Sì, proprio sì. elementari, medie, superiori e università, ho avuto dei maestri, che poi li chiamo così a tutti i livelli, che mi hanno, soprattutto a livello umano e di materie umanistiche, mi hanno formato abbastanza. E, che ne so, io ho avuto l'onore di avere Carla Capesciotti che mi, anche se copiavi a scuola, ti metteva 4, capito? Quindi dovevi scrivere bene per forza. Oppure c'avevo Giusto Pelloni, che è un appassionato di storia, quindi mi hanno dato molti input sulla lettura. E essendo io una persona abbastanza curiosa, a cui piace viaggiare, alla fine assorbi e butti fuori in un modo che ti hanno insegnato a fare, poi non lo so, più o meno così. E adesso che stai leggendo? E adesso sto leggendo diverse cose. Sì, l'ultima cosa che sto leggendo è una cosa di Carver. Sì, sulla scrittura. Poi anche un libro che parla di musicofilia, si chiama, no? Quello di musica e cervello, che è una cosa che mi interessa moltissimo. Ah, interessante. Sì, E l'università perché che hai fatto? all'università ho studiato prima lingua e poi economia. Nel mentre ho cominciato a suonare e poi, vabbè, come ti dicevo prima, si è rotta la diga e ho soltanto Quello, suonato. certo. Parallelamente, scusa se ti interrompo, No, per collegarmi con il libro di prima, il fatto del cervello, della neurologia, del corpo oggi con la la chiamano musica, neuroscienza. 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 Esatto, io È sto interessante, studiando, in mi sto effetti. specializzando, diciamo, una cosa che ha sviluppato sempre mio padre, che è la musicoterapia, un metodo che si chiama biomusica. E quindi sto Qui, quindi la lavorando. terapia latina qui c'entra proprio. No, è un'altra cosa, è Ah una no? coincidenza, Era coincidenza. sì, non c'entra Ah, niente. che so, fate dei concertini negli ospedali, per esempio? Guarda, Ci avete io pensato, no, eh? ci ho pensato, e tanto che ho buonissimi rapporti con l'ospedale, soprattutto di Ancona, in cui conosco tutti, perché lì mi sono avuto un intervento abbastanza importante. E tu pensa che l'anno scorso siamo andati ad Area Sanremo con una canzone, con i Turkish Café, con una canzone che si chiama Ruggine, che parla di un intervento. E stiamo preparando un videoclip con del materiale, Hai visto? vedrai, vedrai. Ma ritornerò con quello la prossima volta. Ancora non è pronto. Senti, festival che hai e che avete fatto. Abbiamo fatto Area Sanremo un paio di anni, siamo arrivati sempre tra i primi 10. Poi lì, vabbè, è una scrematura abbastanza grande e non sai mai se arriverai, se non arriverai, però siamo arrivati abbastanza, siamo diventati amici i pagani, è stata una bella esperienza. Quindi serve per i contatti, quantomeno Sì, per i contatti. anche. Per me è servita soltanto per imparare a capire chi sei e chi sono gli altri in Italia, il sottobosco artistico che c'è, perché c'è un Certo. sacco di gente brava che non viene fuori, però Perché quella gente lì è quella che ti dà più forza poi alla fine. non viene fuori, Non lo secondo so. te? Ah, è Ci un'idea, ci sono delle vai, dinamiche vai. che sono più grandi di noi, politiche, ma politiche non a livello di partite, a livello di proprio di mi serve una ragazza, mi serve un gruppo, mi serve questo, poi se ci Giri, dei capiti, giri sei fortunato. particolari. È Il dura? mercato discografico è abbastanza una cosa pilotata a questo livello. Poi se sei fortunato e c'hai comunque il talento necessario per stare in quel posto che è necessario per chi decide che sia necessario, allora hai vinto. Senti, una cosa che mi colpì, feci un'intervista a Mogol quando venne qui a Fermo, invitato al Liceo Classico, e lui mi disse che purtroppo i talent stanno abbassando il livello perché omologano tutto. Tu che ne pensi? Cioè, Beh, io penso che sei tu. andato? Sei mai stato un No, no, un talent? talent Ah, non allora ce sei l'ho. libero, No, quindi. no, no. A parte che ti vincolano contrattualmente, sei fregato. E per questo già ti abbassano. Perché che succede? Tu vai a un talent, non sei un ragazzo, ti spari una cartuccia che magari ti ha scritto una canzone qualcuno per te e non ti rappresenta neanche tanto. Quindi il tuo spirito creativo non è quello. Tu vai lì, ti presenti, hai una bella voce, magari sei un interprete. Magari arrivi, magari non arrivi. Se arrivi, comunque devi sottostare a delle politiche, ok? E quelle sono quelle che ti fanno mantenere nelle radio, eccetera. Comunque sia, non ci sarebbe spazio, come diceva Red Ronnie, per un De Gregorio oggigiorno. Cioè, non. Magari c'è un De Gregorio, no? Un De Andrè in giro, però Però non si trova lì, non non si vengono trova nei imposti. talent, perché non li accetterebbero, sono troppo innovativi. E le persone che Ma la gente dicono. ricerca, perché appunto La puoi gente poi quando si rovesciarlo. rende conto, quando sente una cosa bella, si rende conto che
nuova. E allora dice, ah, però siamo un po' abbindolati, un po' assuefatti da questa cosa, questa patina di plastica che è la televisione. Quindi ci troviamo a dire che va bene così, Ah, no? certo. Il ritornello Si va vive con la bene. musica? Guarda, i musicisti in genere lavorano, si devono piegare anche a questo, cioè a suonare ovunque. Però poi si insegna musica e si suona il più possibile, quindi alla fine hai più o meno tempo per scrivere. Io cerco di fare tutte, poi vediamo che succede. I testi come nascono? Ma stai facendo un sacco di E domande, certo. tutte quelle vere. I testi nascono come dice Carver, lo stavo leggendo prima, dalla vita. Basta, uno filtra e quello che mi stai dicendo tu, e quello che mi dice lui, che mi dice qualcuno, mi arriva e io lo filtro a modo mio e poi lo restituisco, perché in fondo non appartiene a me, no? E io sono Certo. soltanto un modo per farlo tornare a chi appartiene, che è a tutti, fondamentalmente. E quando Quindi non una scrivi, non canzone. suoni, non sei impegnato, che fai? Che Ozio. significa ozio? Oziare è una Perché delle cose più importanti per i per. latini l'ozio era leggere un bel libro, per esempio. Esatto. Ozio nel senso mi riposo e cerco quello che mi fa stare bene. Che ti fa stare bene? Do acqua alle piantine, C'è l'orto? leggo, C'è vado al l'orto? mare, ho delle piante, sì, fiori. Vado al mare, parlo con gli amici, suono. Suono senza pensare di studiare, capito? Suono per Cioè per il gusto divertirmi, soltanto per... sì. certo. Anche lo studio è una forma di ozio, studio con Sì, una cosa che mi sì, sì. piace comunque, no? E quindi mi rifocillo di cose che poi risputerò nel momento in cui mi viene un momento di tristezza o di felicità e che dico, questa la devo raccontare. E quindi lì ti metti e cerchi di scriverlo nel miglior modo possibile, poi ce la Senti, ritocchi, e eccetera. i testi come sono? Allora, sono romantici, melanconici, tristi, allegri. No, i testi sono come sono io, un po'. Ma tu chiedi a me come I persona. tuoi, tu, Ah, certo. ok. Tuoi. I testi miei sono come sono io, un po' allegro, un po' non allegro, a volte triste, felice quando Però posso. sembri giocherellone, Sì, eh? in genere dico di essere rimasto a 11 anni e mezzo. C'è una maschera, Ulia non c'ha una maschera? Tutti Cioè, abbiamo una maschera. una No, cento, come c'è in Pirandello, eh? questo momento sono abbastanza sincero e ti dico che nel momento in cui uno è triste deve approfittare di questa cosa È perché una siamo ricchezza, avere stati la abituati a tristezza. essere per forza felici, come diciamo prima, no? Un ritornello. No, anzi, se sto male scrivo e lo scrivo pure bene che sto Sai, dicono che male. la tristezza, come la malinconia, sia una mancanza. Allora, la mancanza deve essere in qualche maniera supplita da qualcosa. Allora si scrive, si fanno le Sì, l'arte è cose. un bellissimo modo, qualsiasi tipo di arte, un bellissimo modo per sopperire a questa cosa, a questo vuoto, come la chiami. E infatti a volte mi metto a dipingere, suonare, Ah, dipingi canto. pure. Sì. Che dipingi? L'altro giorno ho dipinto l'ukulele. Sì, Cioè però. lo Sì, l'ho strumento. dipinto tutto quanto. Ah. Cioè l'ho dipinto Il legno, il dai. legno, con l'acrilico, sì. Vabbè, C'hai poi tanti ogni. strumenti a casa? A corda molti, sì, sono un curioso degli strumenti a corda, infatti ho anche alcuni strumenti sudamericani, il charango, Sì. l'ukulele, vabbè, la slide, chitarra classica, acustica, Ah, elettrica. sì, ho capito l'ukulele. Però non è tipicamente argentino No, l'ukulele. l'ukulele, sono molte storie, Ah. dicono che sia nato in Brasile con uno strumento che si chiama cavaquinho, poi è nato ukulele, charango e tutti gli altri, dai portoghesi comunque, uno strumento a quattro corde, poi. Portoghesi, Brasile, a me piace il fado, per esempio. Bello, beh, vedi, ecco, tutto torna perché il fado è una. Sono stato in Portogallo l'anno scorso e ho sentito un fado, mi sembrava un tango. Mi sembrava di stare a Buenos Aires perché è molto, molto simile. Anche le melodie, forse era una prol fregata. Però è Tu c'hai abbastanza. fatto porto Siamo della stessa famiglia, ecco di questo. Lisboa, ci sono diversi Sì, sono stato a fado. Coimbra. A Coimbra Coimbra, c'erano i esatto, ragazzi e tutti di Lisboa. nero che suonavano per Sì. strade. Lì era un po' più allegra o più studentesca. Esatto, Era l'espressione delle università. infatti ne abbiamo imparata poi a cantarla e tutto quanto. A Lisbona invece era un po' più sofferente, come il tango, un po' più nostalgico, no? Certo. Così. Senti, c'hai ancora rapporti con l'Argentina, sì? Sì. Per Che ti fortuna, manca dell'Argentina? oltre alla carne, Anche la carne alcuni buona, no, parenti, nostra alcuni. è buona, dai. No, è buona, Sì. però se non sei mai stato in Argentina.
L'ho mangiato per interposta persona. A posto, a posto. No, alcune cose, gli amici, ho la fortuna di avere ancora gli amici dell'asilo, tu pensa. L'altro giorno mi ha scritto un amico mio che è diventato papà, mi ha invitato al suo matrimonio, queste cose. Io ci andavo fino alla seconda elementare, sono andato a scuola con loro. Questo Loro sono cresciuti insieme, ogni tanto ci rivediamo, poi. Quindi alcuni amici mi mancano molto e mi manca anche un po'. Il posto dove nasci è sempre un po' a casa tua, dove sei quindi nato esattamente? Mar del Plata. Mar del Ah, Plata è una città tu riconosci. sì. Quindi sono nato lì sull'oceano, diciamo. È che è sempre un po' a casa tua dove nasci, no? Vai a Porto San Giorgio, dici, ma Guardi le onde, dici, più o meno. più o meno. Sport, Penso. sport. Sport, giocato a calcio tutta la vita e basta, mi piace andare a correre, vabbè, faccio un sacco di altre cose, slackline ultimamente, equilibrista. Adesso non porti la chitarra perché sennò chiudendo ti avrei detto faccio un pezzo. Ce lo canti? Ma se vuoi la vado a prendere, se non siamo in diretta. Posso tornare dal Quello pubblico. lo mettiamo dopo Possiamo far è filmato. sentire il. Questo ovviamente vabbè, allora chiudiamo adesso. Potremmo far sentire il videoclip che è uscito un mese fa. Quindi concludiamo questa bella chiacchierata con Julian Corradini con un videoclip che lui ha realizzato da quanto tempo? E il mese scorso si chiama Quello che rimane, dedicato a mia nonna, proprio in Argentina. Nenè. Allora, alla nonna argentina di nome? Nenè, a Nenè. Grazie. Ciao. Quando esta noche tra i sogni risentirò il battito, tutto avrà un senso e il tuo cuore tornerà in un attimo. Chi mi dice che il vero coraggio è la musica, per far volare le note non me in Sud America. E a chi mi dice di avere poco senso pratico, dico che ognuno dovrebbe fidarsi di un brivido, che è quello che rimane tra i colori di questa città, è quello che rimane se mi parlano di te. È quello che rimane tra i rumori di questa città, sono sorrisi e mani che mi parlano di te. Amo. Quando qualcuno mi dice che il cuore è difficile, io gli rispondo felice che sono suo complice. E se quel qualcuno in amor non ha vita facile, dico che il pianto ha la stessa bescesa di un salice, che è quello che rimane tra i colori di questa città, è quello che rimane se mi parlano di te, è quello che rimane tra i rumori di questa città, sono sorrisi e mani che mi parlano di te. Mi chiedono, mi chiamano, mi stringono, però non se ti rivedrò, ti incontrerò, sorriderò, se morirò non so, soltanto so che quello che rimane tra i colori di questa città sono sorrisi e mani che mi parlano di te. E quello che rimane tra i rumori di questa città sono sorrisi e mani che mi parlano di te. E quello che rimane tra i colori di questa città è quello che rimane che mi parlerà di te.